Grazie, buonasera a tutti e grazie di essere venuti così numerosi. Naturalmente grazie all'ANPI di Ravenna per questo invito. Io faccio parte di un gruppo di storici che operano soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma abbiamo anche dei corrispondenti in altre regioni d'Italia. E questo gruppo di storici si chiama Resistenza Storica, non a caso perché abbiamo cominciato ad operare all'inizio degli anni 90, ognuno di noi scriveva già e studiava già prima, però all'inizio degli anni 90 nella nostra regione si è cominciato di nuovo a parlare della vicenda delle foibe e dell'esodo in una maniera che a noi sembrava non adeguata. E ci siamo ritrovati appunto per ricominciare gli studi su questo argomento, raccogliere di nuovo la documentazione e cercare di rispondere a questa che già all'inizio degli anni 90 si presentava come una vera e propria operazione di revisionismo storico antipartigiano. E in questi anni abbiamo prodotto una quantità notevole di libri sui vari aspetti di questa vicenda, perché è una vicenda molto complessa. Abbiamo analizzato una quantità enorme di documentazione, non soltanto italiana, ma anche britannica, americana, slovena, croata, jugoslava in generale, e anche di altro tipo, sia documentazione scritta d'archivio che testimonianze personali, orali, eccetera. E quindi io faccio delle conferenze che non sono conferenze politiche, ma sono conferenze storiche. Poi quello che io e gli altri andiamo raccontando in questi anni può essere contestato, ma deve essere contestato con altrettanta documentazione o con altrettanto confronto di documenti, mentre invece in questi anni abbiamo subito esclusivamente attacchi personali, cioè dicendo che non è così, Cernigoy è colà, Sandivog in un altro modo, ma diciamo rispetto alla documentazione sulla quale noi ci basiamo non è stata presentata altra documentazione né è stato fatta un'interpretazione diversa di questi dati, per cui io oggi cercherò naturalmente in maniera sintetica, perché l'argomento, come dicevo, è molto complesso, di dire le cose più evidenti, più eclatanti delle ricerche che noi abbiamo fatto, e poi cercheremo di lasciare spazio anche alle domande per approfondire eventualmente altri aspetti che possano essere interessanti e che magari non sono stati toccati. La prima cosa che vorrei dire è perché il 10 di febbraio, forse non si è fatto un ragionamento sufficiente su questo fatto. Il 2004 il Parlamento italiano ha approvato questa legge che è stata chiamata legge del giorno del ricordo delle foibe dell'esodo, e poi il primo articolo della legge aggiunge anche è della più complessa vicenda del confine orientale. Questa parte, queste parole è della più complessa vicenda del confine orientale erano state aggiunte con un emendamento di una senatrice, credo che a quel tempo fosse dei comunisti italiani, perché il testo originale della legge appunto parlava soltanto delle foibe dell'esodo, ma evidentemente la storia non comincia né nel Friuli Venezia Giulia né da qualsiasi altra parte nel 1945 e neanche nel 1943, all'8 settembre del 1943. Prima nella storia ci sono sempre altri fatti, e la storia del confine orientale è appunto complessa in un arco molto ampio della sua storia. Quindi quando noi nelle nostre conferenze parliamo della più complessa vicenda, rispettiamo perfettamente lo spirito della legge. Chi non rispetta lo spirito della legge
e chi parla delle foibe dell'esodo come se la storia cominciasse in quel momento. L'altra cosa da dire molto importante è perché fu scelto il 10 di febbraio. Il 10 di febbraio si riferisce al 1947 ed è il giorno della firma del Trattato di Pace. Il Trattato di Pace che metteva fine, almeno per la gran parte delle vicende, alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi è necessario riflettere su questo fatto. Fu scelto come giorno quello della firma della pace e non so, quello dell'entrata in guerra, per esempio, perché è evidente, dovrebbe essere è un fatto anche abbastanza intuitivo, che di tutto quello che è successo sul confine orientale nel 43, 44, 45, la causa è stata l'entrata in guerra dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, più in generale tutta la guerra, non sicuramente la pace. Perché l'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, al tempo era un regno d'Italia, no? È stato un paese che ha aggredito tutta Europa e non solo Europa. È stato un paese che è stato al fianco di Hitler e dei nazisti nell'aggressione e nella guerra, alleato in tutte le malefatte dell'aggressione prima, anche senza il consenso spesso di Hitler, come nel caso dell'aggressione alla Grecia. È stato quindi un paese che è stato poi sconfitto durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo aver aggredito tutti i paesi. Quindi è abbastanza logico che venisse punito in quanto paese aggressore di tutti i paesi d'Europa. Decretare che questo giorno del ricordo doveva essere il giorno della pace e non quello dell'entrata in guerra è stato un atto da parte dello Stato italiano di vero e proprio revisionismo storico e di addirittura ribaltamento delle responsabilità nella Seconda Guerra Mondiale, quindi un mancato riconoscimento delle responsabilità che lo Stato italiano ha avuto con l'entrata in guerra, eccetera, ma ancora di più è una legge che impedisce anche di riconoscere quelle che sono state le responsabilità del fascismo e dello Stato italiano nei confronti delle terre del confine orientale, da intendersi in un modo diverso da quello che è oggi il confine orientale, perché il confine orientale che abbiamo oggi, che diciamo con l'Europa eccetera, il confine materialmente non esiste più perché si può passare senza presentare il passaporto o la carta d'identità e nessun altro documento, però di fatto i confini diciamo di Stato esistono ancora. I confini durante il Novecento sono stati molto diversi rispetto a quelli di oggi, infatti questa cartina che abbiamo proiettato non è casuale. È una cartina che ho preparato io così molto sinteticamente, che riassume i vari confini che ci sono stati dalla seconda metà dell'Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale, fino agli esiti diciamo della Seconda Guerra Mondiale. E infatti gli storici hanno chiamato il confine orientale come un confine mobile. Potrete dire, ma cosa c'entra la geografia con la storia? Ma in questo caso c'entra moltissimo, perché è proprio in quello spazio fra i confini che si sono svolte le vicende di cui andiamo parlando. Ed è importante capire di che tipo di spazio antropologico, anche oltre che geografico e storico, si tratta. In giallo avete il confine d'Italia fino al 1866, con il 1866, quello conquistato con la terza guerra di indipendenza. Era un confine che comprendeva a quel punto la città di Udine, ma non ancora Trieste, Gorizia, eccetera. Il confine verde è il confine attuale. Il
confine blu e confine che ebbe l'Italia, il Regno d'Italia, dopo la Prima Guerra Mondiale. Con l'enorme macello che fu la Prima Guerra Mondiale, si conquistò lo spazio fra il confine giallo e il confine blu. Poi però c'è quello appunto, il confine blu è quello che venne stabilito prima con il Trattato di Rapallo del 1920 e per la parte di Fiume con il Trattato di Roma del 1924. E poi però c'è un altro confine, un confine rosso, che è molto più esteso ancora verso est. Un confine di cui forse non si sa molto, perché è una vicenda, quella dell'aggressione alla Jugoslavia da parte dell'esercito italiano nel 1941 e dell'annessione al Regno d'Italia di interi territori, di cui i libri di storia fino a qualche tempo fa non parlavano, adesso non so se ne parlino molto, né credo che non ne parlino molto neppure, però è praticamente in quello soprattutto che è successo fra il confine blu e il confine rosso che poi trova spiegazione anche molto di quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi adesso andiamo pian piano a vedere cosa è successo prima della Seconda Guerra Mondiale, in particolare nel periodo del fascismo. Con la conquista di quel territorio che si chiama Venezia Giulia, che veniva chiamato Venezia Giulia, oggi la Venezia Giulia è una piccola parte, soltanto praticamente la provincia di Trieste, prima era molto più estesa, con la conquista di questa parte della Venezia Giulia lo Stato italiano si ritrovò all'interno dei propri confini circa 500.000 persone che non erano di origine italiana, divennero cittadini italiani, però di nazionalità erano sloveni e croati. Se vai avanti, ecco, questa è una cartina etnica del territorio fatta da un irredentista italiano in base ai dati etnici già di epoca austro-ungarica. Vediamo in rosa i territori abitati da popolazione prevalentemente di origine italiana, soprattutto sulla costa dell'Istria parlavano dialetti istro-veneti. In giallo i territori abitati da popolazione prevalentemente slovena e in verde i territori di popolazione prevalentemente croata. Insieme sloveni e croati, cioè quelli che venivano chiamati genericamente slavi, costituivano oltre il 50% della popolazione. Nei confronti di questa popolazione lo Stato italiano, il Regno d'Italia, già prima dell'avvento del fascismo, iniziò una politica di snazionalizzazione costituita già prima del 22 da provvedimenti di italianizzazione dei nomi, dei toponimi e atteggiamenti molto discriminatori nei confronti di coloro che erano appunto di lingua slovena e croata. Poi questi provvedimenti divennero naturalmente ancora più drastici con l'avvento del fascismo. Ma già prima dell'avvento del fascismo, le squadracce fasciste in questo territorio ebbero una violenza estrema. Lo so che nella vostra regione i fascisti non sono stati per niente teneri, però nella Venezia Giulia il fascismo ebbe un connotato di violenza in più, non magari quantitativamente ma qualitativamente sicuramente, perché ebbe un'impostazione particolarmente razzista nei confronti appunto di sloveni e croati, per cui per esempio le distruzioni di case del popolo eccetera non furono fatte soltanto per motivi politici contro socialisti, comunisti o antifascisti in genere, ma contro anche gli edifici che costituivano i luoghi di aggregazione di sloveni e croati in quanto tali.
sintomatico è, e quest'anno abbiamo il centesimo anniversario, la distruzione della Casa della Cultura Slovena e Croata di Trieste, in Narodni Dom, che era un luogo in cui la comunità slovena e croata di Trieste avevano tutte le loro associazioni culturali, teatro, c'era anche una banca, c'era un albergo. Il 13 di luglio del 1920 le squadre fasciste condotte da quello che era diventato il segretario del partito fascista triestino ed era un toscano che si chiamava Francesco Giunta, le squadracce assaltarono il Narodni Dom, fu incendiato, morirono in quell'occasione anche due sloveni. E questo fu l'inizio di una serie di azioni simili che sarebbero avvenute in tutto il territorio della Venezia Giulia e poi anche del Friuli. Quindi, diciamo già nel 1919-20 in questi tre territori sloveni e croati ebbero la certezza di quello che sarebbe stato il fascismo per loro. Effettivamente l'impostazione razzista dei fascisti la si può vedere, per esempio, c'è il documento di Vignano. Ecco, questo manifesto, per esempio, dei fascisti di Vignano, che è una cittadina del centro dell'Istria, dicevano che non si doveva parlare la lingua slava, la chiamavano loro senza differenziare tra sloveno e croato, in nessun luogo pubblico, e chi avesse osato parlare in questa lingua sarebbe stato trattato con i metodi persuasivi del fascismo, e qua in questa regione sapete benissimo quali erano i metodi persuasivi, l'olio di ricino, i pestaggi e via di seguito, se non anche l'uccisione. Quindi questa componente razzista fu fortissima nel fascismo della Venezia Giulia, e con l'avvento del fascismo come regime in Italia si espresse in moltissimi altri modi, per esempio la legge, la riforma della scuola Gentile impose l'uso dello proibì l'uso dello sloveno e del croato nell'insegnamento, impose come unica lingua nella scuola l'italiano, il che vi faccio notare che per i bambini, i ragazzi che erano di madrelingua slovena e croata, questo costituì una discriminazione terribile, oltre che naturalmente proporre sempre il senso dell'inferiorità culturale e di civiltà da parte, cioè in chi si sentiva naturalmente sloveno e croato, con un discorso continuo della superiorità invece della civiltà italiana, e veniva trasmesso anche questa idea che sloveni e croati dovevano essere addirittura felici che gli italiani portassero la superiore civiltà italiana. Questo per farvi capire, insomma, il clima che si era creato in queste terre in quegli anni. Poi la repressione fu, questa fu una repressione, diciamo, di tipo ampiamente culturale, ci fu una repressione di tipo sociale, di tipo economico, di tipo politico, e poi una repressione anche giudiziaria e poliziesca. Nel 1930 e nel 1941 si ebbe a Trieste, e anche in altre occasioni, ma in particolare in questi due momenti, il trasferimento del Tribunale Speciale Fascista a Trieste con due grandi processi che oggi potrebbero essere chiamati maxi processi perché ebbero decine di imputati, che finirono con la condanna a morte di antifascisti, condanne a morte che vennero eseguite nel 1930 nel poligono di Basovizza,
e furono fucilati 4 sloveni, questi sono per gli sloveni di Trieste i martiri di Basovizza. E poi nel 1941 ci furono 9 condanne a morte, oltre naturalmente a condanne all'ergastolo e altri tipi di condanne, ma 9 condanne a morte, di cui 5 vennero eseguite la mattina successiva nel poligono di Opcina, che è una località del Carso Triestino, e si narra, come anche nel 1930, che le camicie nere triestine avessero fatto a gara per partecipare al plotone di esecuzione. Quindi diciamo che la repressione nei confronti della comunità slovena e croata di Trieste nel ventennio fascista fu terribile, ma divenne ancora più tremenda quando, con l'entrata in guerra, la comunità slovena e croata nel suo complesso venne considerata come potenzialmente nemica, e poi soprattutto quando il 6 aprile del 1941 si ebbe l'aggressione da parte dell'esercito italiano e dell'esercito tedesco della Jugoslavia. Il 6 aprile del 1941 Belgrado fu bombardata dall'aviazione tedesca, e Hitler voleva punire la Jugoslavia perché non si era adeguata ai diktat di collaborazione con le forze dell'asse. L'esercito italiano si aggregò molto volentieri a questa aggressione perché il fascismo aveva fatto una politica aggressiva nei confronti già da almeno un decennio, addestrando in molti campi di addestramento per terroristi Ustascia i fascisti croati. E quindi con questa aggressione alla Jugoslavia si coronò quello che era un progetto imperialista nei confronti della penisola balcanica che il fascismo aveva avuto e che già l'irredentismo adriatico aveva coltivato già prima della prima guerra mondiale. Con questa aggressione, nel giro di pochi giorni, l'esercito dell'allora regno di Jugoslavia capitolò, la Jugoslavia si arrese e venne smembrata in tanti pezzi. Una parte di questi pezzi della Jugoslavia vennero non soltanto occupati, ma annessi al Regno d'Italia. Questa è una cartina che, se osservate i colori, è molto strana, perché dunque in verde abbiamo il Regno d'Italia, se guardate il confine orientale d'Italia lo vedete molto sviluppato verso est, e quel confine rosso che vi mostravo prima nella cartina iniziale. Vedete, il confine orientale d'Italia dopo l'aggressione alla Jugoslavia fu quello in rosso, e inglobava quella che venne chiamata la provincia italiana di Lubiana. Abbiamo più avanti un manifesto in sloveno attraverso cui il re Vittorio Emanuele III e il Duce annunciavano agli sloveni della provincia di Lubiana che sarebbero diventati cittadini italiani, non soltanto la provincia di Lubiana, ma anche vennero istituite altre nuove province, la provincia di Spalato e del Cattaro, che formarono insieme con la vecchia provincia di Zara il governatorato della Dalmazia. Il Montenegro divenne un protettorato italiano, l'Albania era già stata conquistata precedentemente, e quindi a quel punto l'Adriatico divenne un mare nostrum, cioè non soltanto la costa occidentale della penisola italiana, ma anche la costa della penisola balcanica orientale dell'Adriatico divennero italiane. E naturalmente questi territori erano abitati esclusivamente da popolazioni slave, sloveni, croati, montenegrini, non c'erano italiani. Però il fascismo iniziò
già da subito una politica di fascistizzazione di questi territori. E naturalmente anche subito iniziò la reazione slovena, croata e montenegrina a questa occupazione e a queste annessioni, cioè la resistenza jugoslava al fascismo e nazismo iniziò già nel 1941, quindi molto precocemente rispetto per esempio alla resistenza italiana che inizia soltanto dopo l'8 settembre del 1943, dopo cioè l'armistizio, la capitolazione dell'esercito italiano e l'invasione della penisola da parte delle truppe tedesche. Quindi in questa estate del 1941 inizia già da parte dell'esercito italiano una forte repressione di coloro che cominciavano a opporsi all'occupazione italiana. I provvedimenti che l'esercito italiano prese nei confronti dei partigiani jugoslavi che combatterono contro l'esercito italiano furono terribili e vennero riassunti in quella che venne chiamata la circolare 3C del generale Mario Roatta. Una circolare, il generale Mario Roatta è questo qua, un generale che se voi andate oggi negli uffici dello Stato Maggiore degli archivi dello Stato Maggiore dell'Esercito, trovate una parete con tutti quelli che sono stati comandanti di d'armata, e fra i vari generali che hanno comandato le varie armate italiane trovate ancora la foto di Mario Roatta. È come se nell'ufficio dello Stato Maggiore dell'Esercito tedesco oggi ci fosse anche la foto di Kesselring o... Cioè, in realtà lo Stato italiano non ha mai fatto una riflessione su queste responsabilità durante la Seconda Guerra Mondiale. La circolare 3C del generale Roatta prevedeva la fucilazione di ostaggi, la fucilazione degli uomini adulti dei villaggi, dei paesi presso cui fossero state fatte azioni partigiane, l'incendio dei paesi, la deportazione della popolazione in campi di concentramento. Non so se avete mai sentito parlare dei campi di concentramento fascisti, quindi non i campi di concentramento in cui non c'entravano i tedeschi, campi di concentramento gestiti esclusivamente da italiani, sia campi di due tipi, sia gestiti dallo Stato Maggiore dell'Esercito, quindi dal Ministero della Difesa, sia gestiti dal Ministero degli Interni. Quelli gestiti dall'esercito erano grandi campi di concentramento con migliaia e migliaia di persone. Ce ne furono in quasi tutte le regioni italiane e molti anche nelle isole della Dalmazia occupata dopo il 1941. In questi campi di concentramento furono internati più di 120.000 jugoslavi e ne morirono fra i 7 e gli 11.000. Questo divario di cifre riguardano le certezze, cioè sicuramente si sono individuati i nomi anche e la realtà di 7.000 persone almeno, ma secondo le fonti jugoslave erano di più. Morirono in questi campi di concentramento di fame e di malattie conseguenti alla fame, donne, vecchi e bambini. Uno di questi campi, piccolo, non molto grande, gestito dal Ministero degli Interni, non dal Ministero della Guerra, fu anche qui nella vostra regione, a Zola Predosa, vicino a Bologna. Io, anni fa, quando sono stata a fare una conferenza a Bologna, più volte anzi sono stata, ho parlato di questo campo di concentramento, ho dato anche delle indicazioni per poter fare delle ricerche, non so se sono state fatte, però forse bisognerebbe farle. Furono internati in questo campo alcune centinaia di persone, non moltissimi, però insomma è una realtà che andrebbe sicuramente indagata. Invece campi di concentramento molto grandi ci furono nella pianura friulana, nel paese di Gonars e di Visco, furono internati in questi campi parecchie migliaia di persone. A Gonars ce ne furono fino a 6.500
In un anno di funzionamento di questo campo morirono 500 persone di fame e di malattie conseguenti alla fame. Se andate a fare una gita come Ampi nel paese di Gonarsi, io posso farvi anche da guida, c'è un sacrario che contiene 500 piccole urne dei resti di queste persone che sono morte nel campo. Se poi andate oltre e andate nell'attuale Croazia, nell'isola di Arbe, trovate un altro grande monumento. Lì morirono 1500 persone almeno in un anno, e poi tante altre in altri campi di cui adesso non posso naturalmente approfondire, ma è tutta una storia di cui penso che anche l'ANPI dovrebbe occuparsi. Questa è una piccola cartina che indica i principali campi con migliaia e migliaia di persone, che ci furono appunto quelli gestiti dal Ministero della Guerra. Cairo, Montenotte e Alatri furono campi in cui furono internati proprio sloveni croati della Venezia Giulia, cioè cittadini italiani dal 1920, però sloveni croati di nazionalità. A Renici, in Toscana, ci fu anche un grande campo di concentramento. In Umbria ce ne furono parecchi, dove vennero internati soprattutto montenegrini, ma anche sloveni croati. E poi naturalmente tutte le isole della Dalmazia, che ebbero dei campi che furono veramente considerati dalla storiografia jugoslava anche come campi di sterminio, per la grande quantità, per la percentuale di mortalità che ci fu. Se vai avanti con le immagini, vediamo alcuni di questi campi. Questo per esempio era il campo di Arbe, donne, vecchi e bambini fatti dormire per terra in queste tende, senza acqua, con pochissimo da mangiare, eccetera. Ad Arbe c'è questa, nessun uomo politico italiano è mai andato a chiedere scusa per quello che l'esercito italiano ha commesso in quegli anni, tra il 41 e il 43. C'è questa lapide messa dall'Ampi di Trento alcuni anni fa, e poi un'altra lapide messa dal professor Carlos Capogreco, che ha fatto per primo gli studi sui campi di concentramento fascisti. Ma ripeto, nessun uomo politico è mai andato a chiedere scusa. Questo è il campo di Renici. Tutti questi campi di concentramento hanno finito la loro esistenza non il 25 luglio, cioè con la caduta di Mussolini, ma hanno continuato a funzionare anche sotto il governo Badoglio, che in teoria dovrebbe essere stato almeno afascista, ma il governo Badoglio continuò la politica del fascismo nei confronti di sloveni e croati. Anzi, I telegrammi del ministro degli interni di Badoglio dicevano che potevano essere liberati gli antifascisti dal confine, eccetera, ma dovevano essere trattenuti i comunisti e gli slavi. E infatti furono liberati dai campi di concentramento soltanto con l'8 settembre del 43, cioè quando i soldati dei contingenti di guardia dei campi si ritirarono, si nascosero, fuggirono a loro volta per non essere arrestati dai tedeschi. Quindi le porte dei campi rimasero aperte, e nella gran parte di questi campi gli internati poterono in qualche maniera uscire, rifugiarsi, scappare. Adesso la storia poi per ogni campo è anche diversa, ma non possiamo approfondire. Invece quello che volevo ancora dire riguardo a questo periodo di occupazione della Jugoslavia da parte dell'esercito italiano, occupazione e annessione, ripeto, è che furono uccise moltissime persone, e l'occupazione italiana e tedesca della Jugoslavia ha comportato la morte di almeno 1.500.000 persone, almeno 250.000 ascrivibili all'occupazione italiana. E queste morti sono avvenute in seguito a quella circolare 3C di cui vi parlavo prima, e sono state fatte con fucilazioni, rastrellamenti, con uccisioni in combattimento, incendi di villaggi, eccetera.
Le foto e la documentazione su questo argomento è vastissima, di provenienza anche dell'esercito italiano, perché documentava con foto tutto quello che succedeva. Qui abbiamo le foto di alcuni altri responsabili che non hanno mai pagato. La Jugoslavia nel dopoguerra chiese che l'Italia consegnasse i criminali di guerra italiani, fece il nome di almeno 800 responsabili di crimini commessi in Jugoslavia. Questo era previsto dal trattato di pace, cioè il trattato di pace prevedeva che l'Italia consegnasse quelli che venivano considerati criminali di guerra, perché potessero venire giudicati dai paesi in cui avevano commesso i crimini, non soltanto in Jugoslavia. C'erano anche richieste da parte della Francia, per l'aggressione alla Francia, da parte dell'Etiopia, della Libia, da parte dell'Unione Sovietica e anche da parte dell'Inghilterra, per alcuni inglesi che erano stati uccisi appunto durante la guerra, ma poi per svariati motivi che possiamo magari approfondire, e poi fu permesso all'Italia di non consegnare questi criminali di guerra, per cui nessun responsabile italiano ha mai pagato per questi crimini, né il generale Roatta, che venne processato non per i crimini commessi in Jugoslavia, ma per le sue responsabilità nell'uccisione dei fratelli Rosselli. Anche lui comunque poi non venne incarcerato, fu aiutato a fuggire in Spagna, eccetera, quindi tutta una vicenda che andrebbe raccontata anche questa. Un altro responsabile è il generale Mario Robotti. Mario Roatta era famoso perché la sua circolare 3C iniziava con questo slogan, che il comportamento che era da avere nei confronti dei partigiani jugoslavi non era con lo slogan dente per dente, ma testa per dente, cioè significava che per ogni azione partigiana la reazione doveva essere molto più forte, naturalmente. Mentre invece Mario Robotti era famoso perché in una sua circolare alle formazioni dipendenti aveva scritto: qui si ammazza troppo poco, bisogna ammazzare di più. E poi ci sono altri responsabili, come quello che era il generale Gastone Gambara, che è famoso perché a un ufficiale medico del campo di concentramento di Arbe, che diceva: qua la gente muore di fame, scriveva: campo di concentramento non significa campo di ingrassamento, individuo malato è uguale individuo che sta tranquillo. Cioè questo era lo spirito con cui questi campi di concentramento poi venivano anche gestiti. Questo era per esempio Emilio Grazioli, che era uno squadrista triestino della prima ora, che venne nominato alto commissario della provincia di Lubiana, praticamente il super prefetto di questa provincia. E qui lo vediamo con il vescovo di Lubiana, Rosman, che fu collaborazionista prima dei fascisti e poi dei nazisti. Poi naturalmente, come dicevo, i criminali di guerra che la Jugoslavia richiese furono molti di più, ma né questi, che erano i principali, né altri, vennero consegnati. L'esercito italiano ha documentato con foto moltissimi dei crimini commessi, perché evidentemente loro li consideravano semplicemente azioni necessarie per combattere la forte lotta partigiana jugoslava. Quindi abbiamo foto che mostrano fucilazioni, foto di incendi di villaggi, eccetera. Se puoi andare avanti. Questa per esempio sono foto che mostrano fucilazioni di ostaggi. Poi c'è questa foto che è diventata famosa perché è stata usata per anni da organizzazioni di vario tipo che organizzavano il giorno del ricordo, per intendere una foto che rappresentava le foibe, cioè quindi secondo queste interpretazioni quelli fucilati avrebbero dovuto essere italiani e i fucilatori dei partigiani jugoslavi. Questa foto è importante perché dimostra che
La narrazione che è stata fatta in Italia su questi fatti ha creato una tale confusione nelle menti degli italiani che non si riesce neppure più a interpretare una foto, perché è evidente che quelli che sparano non sono partigiani jugoslavi. Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la storia di queste vicende sa come erano vestiti i partigiani jugoslavi e sono invece soldati italiani. Poi si sa anche che questa è una foto che si trova nella documentazione dell'esercito italiano ed è stata fatta nel luglio del 1942 a Dane, un paese vicino a Lubiana, e mostra un episodio di fucilazioni di sono o partigiani o contadini che collaboravano con i partigiani fucilati da soldati italiani. Quindi è una foto che mostra esattamente il contrario di quello che in tanti documenti, in tanti libri, si è pensato che potesse documentare. Ma addirittura anche la RAI, la televisione italiana, ha usato questa foto per intendere questioni di foibe. Per esempio qui vedete uno dei più importanti giornalisti italiani, ancora oggi molto, molto presente su Rai 1, quindi sul principale canale italiano, Bruno Vespa, che nel 2012, ma anche in anni successivi, ha usato questa foto parlando di foibe. Poi c'è stato anche un episodio in cui ero presente io durante una di queste trasmissioni, gliel'ho fatto presente, ma lui non ha voluto capire quella volta là e ha detto che chi mentiva ero io. Questo vi dà l'idea, insomma, della quantità di mistificazione che ci sia in Italia oggi in queste vicende. Le cose da dire sarebbero ancora tante, però bisogna che andiamo avanti velocemente. Vi dicevo che i campi di concentramento fascisti finirono con l'8 settembre del 43. L'8 settembre del 43 è un momento cruciale per la storia d'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, perché è il momento in cui l'esercito italiano capitola, si sfascia addirittura, si ha un momento di grave crisi proprio dello Stato. Qualcuno ha parlato addirittura di morte, no, dello Stato italiano in quel momento. Si ha l'inizio della invasione tedesca dell'Italia. In realtà forti truppe italiane erano presenti sul suolo italiano già prima dell'8 di settembre, perché i nazisti avevano capito che bisognava prendere provvedimenti rispetto a quello che sarebbe successo in Italia. Però appunto con l'8 di settembre proprio entrarono le truppe naziste in Italia, invasero il territorio, arrivarono fino a un certo punto, la parte meridionale era già stata liberata dagli alleati, si formò una linea del fronte a sud di Roma e per parecchio tempo, diciamo, gran parte dell'Italia fu occupata dai nazisti, che entrarono proprio dalla parte anche del confine nord-orientale, la parte nord del Friuli, il passo di Tarvisio, quella zona lì, e quindi le nostre terre furono anche le prime ad essere occupate dai nazisti. Ecco, il territorio del confine orientale, mi riferisco alle regioni che si chiamano Friuli e Venezia Giulia, e anche la provincia di Lubiana, che era diventata, come vi ho detto, una provincia italiana, hanno una storia durante la Seconda Guerra Mondiale completamente diversa poi dal resto d'Italia, soprattutto dopo l'8 di settembre, perché nel resto d'Italia, l'Italia viene occupato dai nazisti, ma con la liberazione di Mussolini e poi la formazione della Repubblica Sociale, si forma nel resto d'Italia un governo
che era comunque gestito da italiani, mentre invece le attuali province di Udine, Trieste, Gorizia, la provincia allora di Fiume, di Pola e la provincia di Lubiana, non vennero sottratte dai nazisti all'autorità anche della Repubblica Sociale e venne costituito quello che si chiamò zona d'operazioni litorale adriatico, Adriatische Südseeland in tedesco, e formarono anche un'altra zona di operazioni, la zona di operazioni prealpi, che comprendeva le province di Bolzano, Trento e Belluno. Quindi tutta la parte nord-orientale dei confini italiani vennero sottratti all'autorità della Repubblica Sociale e si formarono appunto queste due zone di operazioni gestite direttamente, cioè furono praticamente annesse dai nazisti. Infatti a Trieste si insediò un alto commissario, un supremo commissario nazista, che era un nazista carinziano che si chiamava Friedrich Rainer, che comandò direttamente sul territorio, e le formazioni fasciste che combatterono in questa zona combatterono agli ordini diretti dei nazisti, anche dovendo giurare direttamente fedeltà ad Hitler. E questo è un altro elemento di diversità rispetto al resto d'Italia. Questa diversità dell'Adriatische Küstenland e delle nostre regioni orientali è dimostrato anche tragicamente dall'esistenza del campo di concentramento della Risiera di San Saba a Trieste, che fu l'unico campo di concentramento nazista in Italia con forno crematorio. Un campo di concentramento in cui furono ammazzati nel giro di un anno e mezzo, insomma, dall'ottobre del 43, quando fu istituito, fino al primo maggio del 45, almeno 3.500 persone, tutti partigiani e civili italiani, sloveni e croati. In quel periodo fu anche distrutta la comunità ebraica di Trieste, che era stata una comunità molto, molto vivace, attiva e anche numerosa, almeno era una delle comunità ebraiche più importanti in Italia, quella di Trieste. Però gli ebrei furono anche concentrati nella Risiera di San Saba, però poi deportati tutti nei campi di concentramento, di sterminio in Germania e nel governatorato che era stato costituito, dove ci furono i peggiori campi di concentramento nazisti. Però un altro elemento che dà l'idea della diversità della Seconda Guerra Mondiale in questo territorio e della gravità anche della repressione nazista è che il capo della polizia nazista nella Adriatische Küstenland fu Odilo Globocnik, che era quello che aveva organizzato l'operazione Reinhard, cioè l'organizzazione dei campi di sterminio tedeschi in Germania e nel governatorato, in quello, insomma, nel territorio che era stato della Polonia. Quindi questo Globocnik fu quello che organizzò anche la repressione nell'Adriatische Küstenland. E questo è un altro elemento appunto di diversità rispetto al resto del territorio italiano. Un altro elemento di diversità è che in questo territorio c'è una sottoregione, diciamo, l'Istria, che è l'unica regione d'Italia, adesso non è più in Italia ma al tempo lo era, come abbiamo visto, che riuscì a resistere per 20 giorni all'occupazione nazista. Cioè i tedeschi riuscirono ad aver ragione del territorio dell'Istria soltanto intorno al 5-6 di ottobre del 1943, cioè quando già tutto il resto d'Italia, a parte appunto l'Italia meridionale già liberata dagli anglo-americani, era fortemente sotto il controllo nazista. Per conquistare l'Istria
i nazisti misero in campo un'operazione che chiamarono operazione Nubifragio, che già dal nome vi dice la violenza di questo enorme rastrellamento, che durò appunto 20 giorni e che finì con il bombardamento di Pisino, che era una cittadina al centro dell'Istria, che era diventato il luogo di, diciamo, in cui si erano insediati i poteri popolari di questa ribellione istriana di cui vi parlo fra un momento. E con il bombardamento di Pisino, intorno al 5 di ottobre, però poi i rastrellamenti continuarono ancora per alcuni giorni, finalmente, diciamo così, i tedeschi poterono avere ragione di questo territorio. Perché è importante questo fatto dell'operazione Nubifragio e del fatto che l'Istria resistette per 20 giorni all'occupazione nazista? Perché questo è il periodo in cui avvengono quelle che vengono chiamate le foibe istriane. Quando si parla di foibe, si parla di due episodi, si dice. Ci sono le foibe istriane del 1943 e le foibe triestine del 1945, dopo la liberazione di Trieste. Delle foibe triestine parleremo fra un momento. Intanto adesso appunto parliamo delle foibe istriane, che avvengono dopo l'8 settembre del 1943, in quel periodo in cui appunto l'Istria resiste ai nazisti e in cui i nazisti, guidati dai fascisti, cercano di aver ragione di questo territorio. E hanno ragione ammazzando in questi 20 giorni e poi nei giorni successivi almeno 10.000 istriani, 3.000 ammazzati sul momento e altri 7-10.000 deportati nei campi di sterminio nazisti, da cui la gran parte non sarebbero ritornati. Ecco, questa è una parte della storia di questo territorio, qui nel giorno del ricordo, quando viene organizzato ufficialmente, non si parla mai, ma è quella più complessa vicenda di cui invece bisognerebbe parlare. Allora, in questo periodo avviene anche la vicenda delle foibe istriane. Cos'era successo? Che appunto in Istria, subito dopo l'8 di settembre, quando si ha appunto la disfatta dell'esercito e anche la fuga di tutte quelle che erano le autorità fasciste in Istria, si ha una ribellione popolare, un'insurrezione da parte soprattutto di coloro che erano stati nel ventennio maltrattati in tutti i modi. Dopo si può approfondire anche questa vicenda di cui io non ho parlato tantissimo prima. Si ha questa insurrezione, vengono arrestati un certo numero di persone che venivano considerati responsabili delle malefatte che erano state fatte precedentemente, e queste persone arrestate, che erano in genere autorità dello Stato o dei comuni, tenete presente che anche per esempio i maestri erano considerati in questo territorio persone che avevano commesso, che si erano comportati molto male nei confronti della popolazione, perché i maestri avevano avuto dal fascismo, proprio in particolare, l'incarico di italianizzare il territorio, e in genere i maestri in Istria erano maestri che venivano da altre parti d'Italia, da altre regioni, ed erano tutti fascisti di fede, proprio perché dovevano essere sicuri come persone nel loro comportamento. In genere c'erano anche delle maestre, ma in genere la raccomandazione da parte del provveditorato era che fossero maschi, perché in questo modo potevano avere maggiore autorità e anche essere più decisi, diciamo, nella imposizione e nei comportamenti che a quel tempo da parte di tutti i maestri non erano proprio teneri, cioè
l'educazione scolastica prevedeva, no, anche le punizioni corporali, cose del genere, che per tutti, non soltanto in questi territori, ma in questi territori divennero particolarmente gravi. Anche i medici potevano essere considerati dei nemici della popolazione, perché spesso succedeva che fossero anche questi fascisti e che avessero magari fatto discriminazioni nei confronti di coloro che dovevano essere curati. Insomma, la casistica dei fatti e dei comportamenti drastici e violenti o psicologicamente o materialmente nei confronti della popolazione durante il ventennio fascista è una casistica amplissima. Durante questa insurrezione popolare furono arrestati appunto coloro che venivano considerati responsabili di fatti più o meno violenti, ma ci furono anche, credo si possa capire questo, capirlo nel senso storico, non naturalmente come giustificazione, ci furono anche vendette personali, persone che avevano ritenuto di aver avuto qualche torto, spesso grave, che approfittavano del momento, della confusione, del caos di questi giorni per farsi una giustizia personale, cosa che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale in qualsiasi parte d'Europa. Però appunto si formarono questi poteri popolari, come vennero chiamati, che furono una sorta di autogestione degli insorti su questa parte del territorio in cui avevano preso il potere. Cominciarono anche dei processi nei confronti delle persone che erano state arrestate e rinchiuse in prigioni, luoghi che erano stati prigioni precedentemente oppure che erano diventate delle prigioni occasionali, e alcuni vennero uccisi già nei primi giorni anche di questa insurrezione, ma la gran parte vennero uccisi quando? Vennero uccisi quando, con la vittoria momentanea nazista intorno al 4-5 di ottobre, i partigiani e gli insorti, che erano diventati partigiani anche loro, si ritirarono dall'Istria, portarono con sé questi che erano stati arrestati, che erano i prigionieri, e nel corso di questa ritirata in genere li fucilarono e li gettarono nelle foibe. Nelle foibe diciamo sepoltura immediata, dovuto al fatto che stavano appunto fuggendo, e anche perché il territorio dell'Istria è un territorio carsico, duro, roccioso spesso, quindi anche la sepoltura non diventa facilissima. Comunque, insomma, la cosa è stata sicuramente tragica e difficile, però è successa così. Ma quanti sono state le vittime di queste foibe istriane di questo periodo? Spesso viene detto che non si potrà mai sapere quanti sono stati, invece si sa, perché c'è la documentazione, e c'è documentazione di fonte fascista proprio. Se volete dopo posso anche dirvi quali sono i documenti, comunque nei libri che abbiamo pubblicato citiamo ampiamente questa documentazione. Comunque le cifre vanno da 250 a 500 persone uccise in questo frangente, ed è appunto un episodio di infoibamenti che coinvolge alcune centinaia di persone, ma che avviene in quel contesto di cui vi ho parlato prima, cioè di riconquista dell'Istria da parte dei fascisti e dei nazisti, di operazione nubifragio da parte dei nazisti, di incendi di villaggi, di bombardamento delle cittadine e dei paesi e di eliminazione di almeno 10.000 istriani che avevano partecipato a questa insurrezione. Poi
questa vicenda, i nazisti presero naturalmente possesso del territorio, però la lotta partigiana continuò, ci furono innumerevoli stragi, a Lipa, una cittadina, un paese dell'Istria, nell'aprile del 1944 furono fucilati, ci fu una strage di 240 uomini che furono fucilati da tedeschi e italiani, perché i responsabili naturalmente degli ordini erano i tedeschi, però chi li guidava in questi rastrellamenti erano sempre fascisti italiani, perché conoscevano bene il territorio e quindi e avevano anche una particolare animosità nei confronti dei partigiani. Quindi, come vi ho detto, poi c'è stata la risiera di San Sava, ci sono stati tante altre stragi. A Trieste ci fu l'istituzione dell'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza già nel 1942, quindi prima dell'8 di settembre, perché la lotta di liberazione in queste terre era cominciata già prima. L'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza, che fu una organizzazione di rappresaglia terribile. Gli uomini di questo ispettorato, che venne chiamato anche Banda Collotti dal nome del commissario Gaetano Collotti che li guidava, spadroneggiavano nei paesi del Carso, portandosi dietro gli strumenti di tortura, si insediavano nella osteria del paese, cominciavano l'interrogatorio di tutti gli abitanti del paese, chiedendo di fare i nomi di partigiani, di dire dove erano i bunker, dove erano nascosto le armi, eccetera. Interi villaggi vennero bruciati, insomma è una storia che va conosciuta, ma che è naturalmente terribile. La lotta di liberazione in questo territorio fu una lotta comune fra italiani, sloveni e croati. Le formazioni partigiane della Venezia Giulia erano inquadrate per la gran parte nell'esercito di liberazione jugoslavo, ma erano costituite, oltre che da sloveni e croati, anche da italiani. E la resistenza italiana, il CLN Alta Italia, che è stato il massimo organo della resistenza italiana, non ha mai detto neppure una parola contro la resistenza jugoslava, anzi i documenti del CLN Alta Italia e anche dei CLN locali e regionali hanno sempre patrocinato la collaborazione fra partigiani italiani e partigiani jugoslavi, perché appunto la resistenza italiana ammirava la resistenza jugoslava perché che era stata precoce, che era cominciata prima della resistenza italiana, per il coraggio che avevano dimostrato, non solo, ma gli alleati anglo-americani e sovietici, che sono stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale, hanno considerato l'esercito di liberazione jugoslavo come un esercito alleato, mentre invece l'Italia, anche quella del Regno del Sud, cioè della monarchia, il governo Badoglio e Bonomi, poi sono stati considerati sempre soltanto come dei collaboratori degli alleati, ma mai considerati alla stessa stregua degli alleati. Perché l'esercito di liberazione jugoslavo è stato considerato un alleato? Perché è stato strategicamente importantissimo dal punto di vista militare nella sconfitta del nazifascismo, perché i partigiani jugoslavi sono riusciti a bloccare nella penisola balcanica numerosissime divisioni tedesche che altrimenti sarebbero state usate contro gli alleati, quindi il maresciallo Tito, che era il maresciallo è stato nominato dopo, comunque Josip Broz Tito, che era
il loro comandante è stato considerato dagli alleati come un alleato, ma non soltanto dai sovietici, ma da Churchill, i primi a dare riconoscimento alla lotta di liberazione di Jugoslavia sono stati proprio i britannici, che sapevano benissimo l'importanza che questa lotta aveva. Perché è importante riconoscere questo? Perché oggi addirittura certe forze politiche di destra chiedono con insistenza che vengano tolte a Tito i riconoscimenti che erano stati dati dallo Stato italiano per la lotta appunto comune che è stata fatta nei confronti del nazifascismo. Questa naturalmente è una cosa assurda e sarebbe un atto veramente di revanchismo storico, non soltanto di revisionismo storico. Quindi, quando l'esercito di liberazione jugoslavo arriva a Trieste il 1° maggio del 1945, liberando Trieste, si trattò della liberazione della città, non dell'occupazione della città, come si vuole far credere oggi. L'esercito di liberazione jugoslavo arrivò per primo in quella che è stata chiamata la corsa per Trieste, ma arrivò per primo perché erano anche lì molto vicini negli ultimi giorni di guerra, mentre invece le prime formazioni anglo-americane, e in particolare un reparto neozelandese, arrivarono il giorno dopo, il 2 di maggio. Comunque, gli anglo-americani furono presenti a Trieste per tutti i 40 giorni di quella che è stata chiamata l'occupazione jugoslava. E l'esercito di liberazione jugoslavo a Trieste fece quello che gli anglo-americani fecero nel resto d'Italia, e cioè arrestarono, come era previsto, coloro che indossavano una divisa di formazioni collaborazioniste dei nazisti, o coloro che erano stati segnalati già precedentemente dai partigiani come spie, delatori o collaborazionisti a vario titolo degli occupatori nazisti. Vi faccio presente che durante l'occupazione nazista di Trieste, di Gorizia, eccetera, i tedeschi usarono moltissimo mettere gli uni contro gli altri, italiani, sloveni e croati, in maniera da dividere. È un tipo di politica che coloro che dominano su un territorio fanno almeno dall'epoca dei romani, no? Di dividere per continuare a comandare. E quindi i tedeschi fecero molta leva sulle precedenti anche vicende di razzismo, no? E di astio reciproco provocato soprattutto dal fascismo fra italiani e sloveni per continuare appunto a comandare. Per cui si verificarono moltissimi episodi di delazione, anche gli stessi tedeschi si meravigliarono di quanto purtroppo a Trieste la delazione funzionò, ma sono situazioni che si creano e che vengono favorite, no? Da coloro che comandano. Quindi gli jugoslavi a Trieste arrestarono circa 17.000 persone. Possono sembrare tanti, ma se pensate a quello che vi ho raccontato sulle particolarità dell'occupazione nazista in questi territori, capirete che è un numero che ci può stare. Allora, nella propaganda che viene fatta in questi anni per il giorno del ricordo, si fa pensare che questi 17.000 poi siano stati tutti infoibati. La cosa non è assolutamente così. La gran parte di queste persone furono portati in campi di prigionia che erano stati intanto approntati nei territori della Jugoslavia. La gran parte di queste persone, e c'è la documentazione, vennero rilasciate nelle settimane o nei mesi immediatamente successivi. Alcune centinaia di queste persone, ma poco più di 100, vennero anche processate e fucilate come
come criminali di guerra da parte delle autorità jugoslave, quelli che rimasero nei campi di concentramento jugoslavi, di concentramento per prigionieri di guerra jugoslavi, alcune centinaia di persone morirono in questi campi per le terribili condizioni di vita in questi campi, soprattutto in seguito a malattie come la diffusione del tifo o dissenterie o malattie conseguenti alla vita appunto nei campi di concentramento. È una vicenda naturalmente tragica, ma queste persone non furono infoibate, morirono nelle circostanze che vi ho raccontato. Quindi è una vicenda tragica, ma si tratta di una vicenda diversa da infoibati solo perché italiani, come viene raccontato. Morirono per malattie e situazioni difficili createsi in questi campi di prigionia, ma furono per la gran parte uomini adulti che erano arrestati perché avevano una divisa o perché avevano collaborato con i nazisti ed erano stati fascisti. Questo è dimostrato dalle biografie di coloro che sono morti appunto in questi campi. Però quando si parla delle foibe triestine, appunto delle foibe che sarebbero avvenute nei 40 giorni di governo jugoslavo di Trieste fra il 1 maggio del 45 e il 12 giugno del 45, quando poi si insediò il governo militare alleato a Trieste, si parla di altri numeri, si parla di altre situazioni, si dice che ci furono migliaia e migliaia di persone uccise, di foibate, una vera strage, si parla addirittura di pulizia etnica, insomma sono state, le cose vengono descritte tutte in un altro modo rispetto a quello di cui sto parlando io. Effettivamente sul caso triestino nel maggio del 45 ci furono degli infoibamenti, ci furono alcune decine di persone che furono ritrovate nelle foibe triestine, e per questi infoibamenti, questi ritrovamenti, durante il governo militare alleato ci furono anche i processi. Un'altra cosa che viene detta è che nessuno ha mai pagato, invece no, ci sono state circa una cinquantina di persone che sono state processate e ritenute responsabili di questi infoibamenti, ma alcune decine di persone infoibati non sono sicuramente i numeri che vengono dati oggi, e soprattutto non furono infoibati per ordine dell'esercito di liberazione jugoslavo. L'esercito di liberazione jugoslavo non aveva motivo di ordinare infoibamenti perché aveva altre armi per poter mettere fuori combattimento coloro che riteneva nemici o oppositori, era quello di arrestarli e portarli appunto nei campi di prigionia ed eventualmente processarli. Molti furono infatti processati e condannati anche a morte. Questo era il modo in cui agiva l'esercito di liberazione jugoslavo. Gli infoibamenti che ci furono sul caso triestino furono dovuti principalmente a vendette personali, cioè persone che appunto nei paesi del caso triestino, dove la repressione e gli rastrellamenti erano stati particolarmente pesanti, che si vendicarono soprattutto nei confronti di persone che erano state sospettate o accusate, o anche nelle dicerie di paese, sapete che funzionano anche queste cose qua, venivano considerati come responsabili di delazioni nei confronti di partigiani che poi erano stati uccisi dai tedeschi o dai fascisti. Quindi si trattò di vendette personali. Però appunto le cose vengono descritte in un altro modo, e in particolare si parla della foiba di Basovizza, che è diventato l'emblema delle foibe triestine. Se voi andate a Trieste oggi, nel luogo in cui c'è
il monumento della Foiba di Trieste, oppure anche se leggete su internet, eccetera, troverete numeri dell'ordine di 2000, 2500, anche 3000 persone che sarebbero state infoibate. Se andate appunto sulla Foiba trovate anche questa lapide che parla di... questa è la seconda? No, la prima. È la prima? No, metti la seconda. Parla di 500 metri cubi contenenti salme di infoibati. Lascio immaginare a voi quanti infoibati potrebbe contenere un metro cubo. Comunque questo è il modo in cui ci si esprime in questa vicenda e dovrebbero corrispondere ai 2000-2500 che vengono detti dalle guide o nei dépliants o negli articoli che vengono fatti sull'argomento. Però riguardo a questa lapide, prima di dirvi qual è invece la realtà della foiba di Basovizza, vi faccio vedere il modo superficiale in cui in passato si è parlato di queste cose, superficiale e con facilità anche, perché questa è la lapide che trovate oggi, non la precedente, e vedete è scritto metri 256 di profondità, perché non è una foiba geologicamente parlando questa, ma è un pozzo di miniera scavato all'inizio del Novecento a tempo dell'Austro-Ungheria, e si sa quindi quant'è la profondità originaria. E trovate scritto appunto 500 metri cubi contenente salme di infoibati. Però poi questo è stato scattato nel 1996. Qualche tempo prima c'era la stessa lapide, ma con altre cifre. La profondità era messa a 500 metri. Evidentemente chi aveva scritto era andato così alla carlona senza informarsi bene. E i metri cubi di infoibati erano 300. Quando qualcuno disse no, guardate, si sa che sono 256 metri di profondità, chi fece le correzioni pensò bene di dimezzare la profondità, ma di raddoppiare quasi i metri cubi di infoibati. Questo tanto per vedere come si può andare a spanne in questa vicenda, e quindi come c'è questa caratteristica della lievitazione continua delle cifre dei morti e degli infoibati, per cui potete trovare allo stesso modo 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 a seconda degli articoli e dei libri, fino ad arrivare alcuni anni fa l'allora ministro delle poste e telecomunicazioni Gasparri parlò addirittura di 1 milione di infoibati, così tanto le cifre si possono dare come si vuole. La realtà è invece, questo lo so che è un'affermazione che può sembrare categorica, esagerata, fuori dalla realtà, eccetera, invece vi assicuro che c'è ampia documentazione che lo testimonia: nella foiba di Basovizza non fu infoibato nessuno, o perlomeno se c'è stato qualche infoibamento non è stato da parte dei partigiani jugoslavi. La documentazione che dimostra questo è di fonte non jugoslava, ma di fonte anglo-americana e anche italiana. In particolare c'è una vastissima documentazione britannica e statunitense che si trova negli archivi di Washington e di Londra ed è emersa alla fine degli anni 90, quando questi archivi sono stati messi a disposizione degli storici, e noi infatti ne abbiamo scritto già alla fine degli anni 90, in particolare nel libro di Claudia Cernigoi, Operazione Foglia tra Storia e Mito del 2004, abbiamo già presentato questa documentazione. Questa documentazione è praticamente un corposo carteggio, cioè una serie di lettere trasmesse fra Trieste, governo militare alleato, comando alleato del Mediterraneo di Caserta, comando europeo degli alleati a Potsdam, governo di Londra e governo di Washington. E tutto questo carteggio riguarda la foiba di Basovizza.
che a un certo punto, fra l'estate del 45 e la primavera del 46, divenne un vero e proprio, una vera e propria questione internazionale da trattare e da dibattere ai massimi livelli delle autorità alleate. Perché era successo questo? Perché quando alla fine di giugno del 45, quando appunto si insediarono, il 12 giugno avvenne questo, quando si insediò il governo militare alleato di Trieste e gli jugoslavi si ritirarono da Trieste, cominciò una campagna di stampa di giornali filo italiani e neo-irredentisti, diciamo così, in cui si denunciava che in una foiba del Carso Triestino nei primi giorni di maggio del 45, cioè nei primi giorni della liberazione, sarebbero stati infoibati fra i 300 e i 400 membri della questura di Trieste, appunto dei partigiani jugoslavi, e si diceva che questi, cioè che si incitavano le autorità jugoslave, le autorità anglo-americane a fare delle ricerche per recuperare questi corpi e insomma denunciare a livello internazionale questi crimini che venivano definiti dell'esercito jugoslavo. Si parlava, ripeto, di questurini di Trieste, coloro che si erano comunque macchiati di innumerevoli ed efferati delitti nei mesi precedenti. Però, nonostante questi articoli continuassero, gli angloamericani non facevano niente, perché evidentemente avevano anche molti altri problemi di cui occuparsi in quel periodo. Se non che nel luglio del 45, in uno di questi giornali viene data un'ulteriore notizia. Non soltanto questurini di Trieste, quindi italiani, ma anche 8 soldati neozelandesi sarebbero stati infoibati nella foiba di Gasovizza. Come vi dicevo prima, i neozelandesi erano i primi arrivati dell'esercito anglo-americano, dell'esercito alleato a Trieste. A questo punto, finché fossero stati infoibati soltanto italiani, magari si poteva anche far finta di niente, dicevano gli anglo-americani, ma nel momento in cui si denunciò che erano stati infoibati anche dei soldati alleati, la cosa dovette essere affrontata. E quindi gli anglo-americani iniziarono i sondaggi e le ricerche nella foiba Pozzo della Miniera di Basovizza. Queste ricerche andarono avanti per mesi, con macchinari adatti, insomma, a questa necessità, ma già nell'ottobre del 45 abbiamo le prime lettere di questo carteggio di cui vi ho parlato, in cui le autorità che erano a Trieste chiedono il permesso alle autorità superiori, diciamo, dei governi inglese e americano, di poter interrompere le ricerche, perché fino a quel punto non hanno dato i risultati che erano pensati o sperati, diciamo, ma erano stati recuperati soltanto una decina di corpi smembrati, si diceva, presumibilmente appartenenti a soldati tedeschi. Perché appartenenti a soldati tedeschi? Perché nei giorni immediatamente successivi al 1° maggio le battaglie sul Carso Triestino erano continuate, perché i tedeschi si stavano ritirando ed erano stati anche mitragliati dagli aerei inglesi, oltre che osteggiati dalle formazioni partigiane jugoslave. E quindi erano morte parecchie centinaia di questi soldati e i corpi di questi soldati erano stati sepolti provvisoriamente e urgentemente in alcune delle foibe del territorio, in particolare nella foiba di Morrupino, che insieme con la foiba di Basovizza costituisce oggi il monumento nazionale.
La foiba di Morrupino, vi faccio una piccola parentesi prima di continuare la storia di Basovizza, oggi se andate sul luogo trovate una lapide in cui si dice che lì sono stati infoibati italiani, in particolare finanzieri italiani erano collaborazionisti dei nazisti, cioè avevano partecipato ai rastrellamenti contro i partigiani, quindi non è che erano solo perché italiani se erano stati uccisi. Comunque nella foiba di Morrupino in realtà non ci sono né finanzieri né altri italiani, perché appunto erano stati gettati i corpi di questi soldati tedeschi subito dopo le battaglie, e i corpi furono recuperati già dalla commissione del governo provvisorio, quello che era a quel tempo tedesco, che si dovevano occupare del recupero dei corpi di soldati tedeschi morti in territorio italiano. Li avevano recuperati già nel 49 e li avevano trasportati nel cimitero vicino a Verona, in cui sono conservati i corpi e sono stati sepolti i soldati tedeschi morti in Italia. Quindi la foiba di Morrupino era vuota già dal 1949. Per quanto riguarda... Sì, no, finisco soltanto la storia. Nella foiba di Basovizza continuarono le ricerche con altri macchinari più anche efficienti, diciamo, però non fu trovato nulla, e nel febbraio del 45 c'è l'ordine quasi definitivo che i governi britannico e statunitense danno alle autorità angloamericane di Trieste, dicono: vi autorizziamo a interrompere le ricerche nel posto della miniera di Basovizza, ma perché gli jugoslavi non possano dire che tutto questo è stato fatto per propaganda contro di loro, vi autorizziamo ad emettere il comunicato che le ricerche sono state interrotte per mancanza di mezzi tecnici adeguati. La cosa non era vera, perché i mezzi tecnici c'erano, e comunque alcuni anni fa più volte un comitato antifascista di Trieste, per porre fine a tutte le polemiche che nel dopoguerra ci sono sempre state, avevano chiesto alla magistratura triestina di provvedere a una ricognizione della foiba di Basovizza e all'eventuale recupero dei resti, insomma, che si trovavano nella foiba. La magistratura triestina ha archiviato dicendo che non esiste notizia di reato. Quindi la stessa magistratura triestina ha, anche se surrettiziamente, testimoniato che è la stessa cosa. Io vorrei un momento. Sì, io volevo fare una domanda non propriamente storica, anche perché comunque non ho la competenza di poterla fare. La mia domanda è più a carattere, chiamiamolo così, endemico, dei protocolli metodologici con i quali si affrontano le ricerche storiografiche, propriamente dette. La mia domanda è questa: visto che comunque io ho letto sia i libri del Cernigoi che quello del Su, che anche Pupo, purtroppo, è dal mio opinione personale, ma che, voglio dire, mi rinforzo ogni volta che ho a che fare con il tema del confine nord orientale italiano, e nei miei studi personali. La domanda è questa: la comunità scientifica si è mai posta non tanto sulla rivendicazione politica di una questione, quanto più sulla metodologia nell'approcciare la questione? Sì, questa è una domanda cruciale, ma praticamente il mondo storiografico scientifico italiano per anni si è basato non sulla documentazione originale, ma su cose che erano già state scritte, cioè con citazioni di citazioni. Ed è molto strano, per esempio, in Italia, quando è stato istituito il giorno del ricordo,
si è cominciato a dire che in Italia di queste cose non si era mai parlato, è diventato un mantra, anche adesso dopo quasi 15 anni della legge si continua a dire ancora che non se ne è mai parlato. In realtà su queste vicende si era scritto già molto, solo che la storiografia, diciamo, accademica e universitaria per anni aveva scritto delle cose documentate, mi riferisco, non so, a storici come Enzo Collotti, come Sala, Micoli, che erano stati insegnanti universitari a Trieste, conoscevano bene l'argomento. Anche l'Istituto Storico di Trieste aveva prodotto negli anni 70 della documentazione molto, molto valida, sia sulle foibe che sull'esodo e anche in generale sulle vicende del confine orientale. Poi c'era stata una pausa negli anni 80, diciamo, perché evidentemente anche in Italia si parlava anche di altre cose, la storia non è fatta soltanto dalle vicende del confine orientale. E poi c'è stato invece un ritorno di argomento all'inizio degli anni 90, da noi in Friuli e Venezia Giulia già alla fine degli anni 80, ma all'inizio degli anni 90 si è cominciato a riparlare della questione delle foibe. E si è ricominciato a parlare però prendendo tutta la documentazione che era praticamente vastissima, di fonte neofascista o di fonte da parte delle organizzazioni degli esuli, come l'Associazione Nazionale delle Sicilie d'Almazia, i quali hanno fatto, per quanto riguarda le organizzazioni degli esuli, da una parte una operazione anche utile di raccolta di memorie e di testimonianze di coloro che avevano vissuto queste vicende, diciamo soprattutto l'esodo, però non hanno fatto nessun approfondimento di tipo storico e soprattutto di contestualizzazione, perché hanno descritto la propria vicenda come un unicum, come qualcosa che cominciava quando è cominciata per loro, senza tener conto di tutto il contesto in cui la vicenda era avvenuta, mentre invece le associazioni, i partiti, eccetera, di destra hanno raccontato questa vicenda da un punto di vista nazionalista italiano, senza assolutamente tener conto appunto di quelle che erano state le responsabilità dell'Italia, chi erano le persone che erano state arrestate ed uccise dagli jugoslavi, e descrivendo la cosa come se fosse stata una repressione contro gli italiani in quanto tali. Ma capite anche voi che se noi teniamo conto di quello che è successo veramente sul confine orientale, dire che poi le uccisioni di italiani che ci sono state da parte dei partigiani jugoslavi sono state di italiani soltanto perché italiani, non sta in piedi né dal punto di vista del tipo di persone che sono state uccise, neanche dai numeri, che sono quelli che vi ho detto. Negli anni 90 hanno cominciato alcuni storici accademici anche ad affrontare la cosa, però lo hanno fatto appunto sulla base di quello che era già stato scritto e soprattutto si è cominciato a capire subito che avere atteggiamenti troppo, come si potrebbe dire, storiografici avrebbe potuto essere pericoloso, perché nei confronti di chi ha cominciato a contestare quello che era diventato il pensiero unico dominante su questa vicenda, cioè coloro che hanno cercato di portare la documentazione e un'altra visione della vicenda, hanno subito, come stiamo subendo noi di resistenza storica, un vero e proprio ostracismo, e chi ha interessi accademici può addirittura temere che la propria carriera possa finire nel giro di poco tempo, perché guardate che anche tutti i giornali italiani, quasi tutti, diciamo, ci sono delle eccezioni,
quando trattano questa vicenda da anni ormai usano termini come negazionisti, come giustificazionisti, tutti gli isti che volete, dando giudizi su chi scrive e non su quello che viene scritto. Questo è un modo molto comodo di trattare la vicenda. Si dice Alessandra Kressema è una negazionista, non si capisce negazionista bene di cosa. E praticamente, se l'affermazione è che ci sono stati 20.000 infoibati, se uno dice che no, che nelle foibe istriane sono state alcune centinaia e che nelle foibe triestine sono state alcune decine e poi alcune altre centinaia sono morti nei campi di concentramento, questo viene considerato un negazionismo. Scusate, se le affermazioni che vengono fatte sono errate, chi ha ragione? Cioè, quello di cui bisognerebbe che i giornalisti, per esempio, che stanno trattando nella maniera più superficiale questa vicenda, capissero, è che più che di negazionismo bisognerebbe parlare di affermazionismo, cioè di coloro che fanno delle affermazioni assolutamente non documentate. Quindi coloro che dal punto di vista storiografico accademico oggi vogliono trattare questa vicenda si ritrovano naturalmente a essere magari a rischiare di essere trattati come appunto negazionisti, con un meccanismo che i neofascisti e la destra, che sono vincenti diciamo mass mediaticamente in questa vicenda, hanno praticamente copiato dal linguaggio che veniva usato per invece i negazionisti della Shoah, e stanno usando moltissimo questo tipo di categorie. Parlano di pulizia etnica, di pulizia nazionale, cioè ribaltando esattamente le cose, perché chi voleva fare una bonifica nazionale del territorio erano i fascisti che volevano eliminare gli sloveni croati dal territorio della Venezia Giulia. Quindi se non si sa quello che è successo prima, improvvisamente sembra che gli jugoslavi, i partigiani jugoslavi, in una situazione di assoluta pace e tranquillità si siano sognati di sterminare tutti gli italiani che trovavano, cosa che non corrisponde. Ma per sostenere queste cose sono costretti a mentire in tutti i modi, non solo, ma hanno usato il metodo della creazione filmica e cinematografica inventata della realtà che vogliono invece trasmettere come vera. Per cui succede che quando adesso si parla di foibe, di esodo, vengano messe negli articoli, per esempio, fotografie prese da Il Cuore del Pozzo, Red Land e altri filmati di questo tipo, mettendo sotto magari la didascalia immagini d'epoca. Guardate che il film, per esempio, Il Cuore del Pozzo, è un film che non ha neanche una parola di verità. Cioè, all'inizio si vede un territorio in cui vengono fatti rastrellamenti da parte dei partigiani, rastrellamenti che non sono mai stati fatti, e soprattutto si vede il territorio con una bandiera del Regno d'Italia, che non avrebbe mai potuto essere nel 1945 lì, perché casomai ci sarebbe stata la bandiera della Repubblica Sociale, ma non c'era neanche quella, perché lì c'erano i tedeschi e non permettevano che si usassero bandiere italiane di nessun tipo. Quindi, per trasmettere una verità loro basata su documentazione falsa, sono costretti a basarsi semplicemente sull'ignoranza delle vicende del confine orientale, che c'è purtroppo in Italia, e sulla confusione che la complessa storia del confine orientale ha creato nelle menti degli italiani, perché
distinguere fra prima e dopo 8 settembre, fra Repubblica Sociale e Adriatici Küsterland, fra repubblichini e soldati del Regno d'Italia, insomma diventa effettivamente un po' complicato per un cittadino qualsiasi, però uno storico dovrebbe saperlo e soprattutto i giornalisti, e mi riferisco anche, dato che abbiamo dei giornalisti anche qua, avrebbero una responsabilità enorme nel educare storicamente gli italiani al giorno d'oggi. Invece si è fatto di tutto per confondere le idee degli italiani. Guardate, un'altra cosa importante da dire. Fact checking comunque. Fact checking è attualissimo quello che sta dicendo. Sì. Ma è veramente attualissimo. Sì, certo. Per esempio c'è un professore universitario che non fa parte di questo gruppo di persone, diciamo, che hanno paura della loro carriera, che è il professor Angelo Dorsi dell'Università di Torino. Lui è d'accordo, diciamo, con la gran parte della documentazione che noi presentiamo, si è anche esposto partecipando a delle iniziative insieme a noi di Resistenza Storica. Anche lui è stato naturalmente preso di mezzo come negazionista, ma il caso più recente di storico che non fa parte di Resistenza Storica è quello di Eric Gobetti, uno storico torinese che in questi giorni è stato proprio al centro di una serie di improperi e di oltraggi da parte di organizzazioni di destra e anche delle organizzazioni degli esuli, purtroppo considerato negazionista semplicemente perché non si è allineato al lui poi è un grande esperto della Jugoslavia perché si è laureato e ha fatto tesi e studi proprio sulle vicende dell'esercito italiano in Jugoslavia. Quindi è uno che parla, io tra l'altro non sono anche d'accordo con alcune cose che lui dice, ma non è che si debba essere d'accordo sempre su tutto, anzi sarebbe bello poter discutere e confrontarsi, invece proprio il confronto e la discussione vengono impediti da questo clima che si è creato in Italia al giorno d'oggi. E questo è tanto più vero perché poi quello che è successo con il giorno del ricordo, oltre a questa confusione nella mente degli italiani, è anche qualcosa di più grave, perché l'articolo 3 della legge del giorno del ricordo prevede che ogni anno, il 10 di febbraio, possano essere conferite a parenti discendenti o parenti fino al sesto grado di persone considerate infoibate, delle medaglie ricordo e d'onore, diciamo così. E questo avviene dal 2005. La legge prevedeva originariamente che questa cosa durasse per 10 anni. Poi, poiché nel 2015 le persone che avevano chiesto queste medaglie erano state troppo poche, neanche poco più di 300, e hanno prorogato per altri 10 anni, non solo, ma anche si è chiesto ai discendenti di persone considerate infoibati residenti all'estero di poter fare domanda. Allora, nella situazione attuale, neanche 400 persone sono state omaggiate in questo modo nelle varie prefetture e al Quirinale, perché una manifestazione di questo tipo avviene anche al Quirinale. Ma non solo sono, diciamo, un numero assolutamente inferiore a quello che i numeri che vengono dati di vittime dovrebbero aver prodotto. Sì, cioè, questa legge avrebbe dovuto vedere diverse migliaia di persone, no? Non solo, ma se si va a guardare le biografie di coloro che sono stati premiati in questo modo, diciamo ricordati, si vedrà che per la gran parte erano repubblichini
fascisti che erano stati collaborazionisti dei nazisti, oppure persone che sono morte in combattimento nel 44 e prima del 1 maggio del 45, cosa che era che espressamente vietata dalla legge, tra l'altro, oppure persone che sono morte in seguito a processo subito in Jugoslavia per crimini di guerra, cosa che anche questa è vietata espressamente dalla legge. Quindi in questo modo praticamente lo Stato italiano riconosce che possono essere omaggiati dalla Repubblica Italiana coloro che hanno fatto parte di formazioni repubblichine o collaborazioniste dei nazisti. Guardate, è una cosa gravissima, su cui secondo me, approfitto dell'occasione di essere ospite dell'ANPI per dire che purtroppo l'ANPI nazionale non ha riflettuto abbastanza. Cioè, con questa legge finisce alla fine per dare la patente, diciamo, di combattenti legittimi all'interno della storia, della memoria italiana, anche ai repubblichini. Allora, tutti i morti possono essere onorati in quanto tali, tutti possono essere ricordati dai parenti, dagli amici o da chiunque altro pensi che valga la pena che siano ricordati. Però questo lo si fa in momenti particolari dell'anno o quando uno privatamente vuole, non quando lo Stato italiano vuole farlo e deve farlo. Cioè, se lo si fa in una ricorrenza ufficiale dello Stato italiano ha un significato ben preciso. Se uno vuole ricordare il suo parente che era milite della Milizia Difesa Territoriale o della Guardia Nazionale Repubblicana, lo può fare in tutti i giorni dell'anno, ma non il 10 di febbraio o il 25 aprile o in altri momenti riconosciuti dalla Repubblica Italiana, perché altrimenti significa equiparare i repubblichini ai partigiani. E questo è quello che surrettiziamente finisco per dire, e questo è tanto più grave se teniamo presente, se voi pensate all'Adriatisches Küstenland sotto diretta dominazione nazista, se avessero vinto loro, cioè se avessero vinto i tedeschi e i loro collaborazionisti fascisti, quelle terre non sarebbero mai tornate all'Italia, neppure la parte abitata da italiani, perché i progetti nazisti nei confronti di queste terre erano quelli dell'annessione vera e propria, perché evidentemente avere lo sbocco nel Mediterraneo era fondamentale, e Trieste nei progetti sarebbe diventata l'Amburgo del Mediterraneo o cose di questo tipo. Non a caso il Gauleiter, cioè il governatore di Trieste, dell'Adriatisches Küstenland, era un carinziano, quindi un ex austro-ungarico, e infatti purtroppo molti triestini si erano lasciati anche ingannare da questo fatto, perché sapete che c'era la nostalgia per l'Austro-Ungheria che aveva ben governato, eccetera, eccetera, in cui Trieste era stato un grande porto. Quindi questo solo per accennarvi la complessità, insomma, di questa vicenda. Quindi coloro che nell'Adriatisches Küstenland hanno combattuto sotto comando tedesco e facevano parte della Milizia Difesa Territoriale, che era la versione sul territorio della Guardia Nazionale Repubblicana, o che hanno combattuto nella decima MAS, o nel Battaglione Mussolini, o nel Reggimento Alpini Tagliamento, che era un reggimento, di collaborazionisti SS italiani, perché c'erano, sapete, anche le SS italiane, e costoro hanno combattuto al servizio dei nazisti in un territorio che non sarebbe neanche tornato italiano se avessero vinto loro. Quindi un altro elemento di
grande mistificazione che viene detto in questo periodo è quello da parte della destra, dei neofascisti, che dicono che, per esempio, i membri della decima MAS avevano combattuto per difendere il confine orientale d'Italia dalle orde titine, usando questo termine estremamente razzista. Tutto questo è assolutamente falso. Se avessero vinto loro, il confine orientale d'Italia sarebbe stato molto più ancora spostato verso occidente. E se l'Italia, ultima cosa che dico, se l'Italia ha potuto mantenere il confine che ha oggi e mantenere le città di Trieste e di Gorizia, è perché i partigiani italiani hanno combattuto in quelle terre e hanno dimostrato che non tutti gli italiani erano stati criminali come quelli che avevano invaso altre terre, come quelli che avevano dato gli ordini di rastrellare, di ammazzare, eccetera, e che invece una larga parte del popolo italiano nelle nostre terre e nel resto d'Italia avevano combattuto per vincere il nazifascismo e quindi avevano dato anche la propria vita, o comunque si erano sacrificati per redimere la memoria degli italiani. E se nel trattato di pace gli italiani non sono stati trattati come i tedeschi, che hanno avuto per decenni smembrato il territorio, eccetera, e anche perché ci sono stati i partigiani italiani che hanno combattuto anche a fianco dei partigiani jugoslavi. Ecco, non riconoscere questa cosa qua e dire che invece, come si dice oggi, che i partigiani italiani hanno combattuto invece con gli jugoslavi per contro l'Italia, eccetera, è una menzogna totale. E credo che l'ANPI avrebbe un importante ruolo oggi in Italia per, semplicemente, storiograficamente parlando, non serve prendere posizioni politiche, basta diffondere la verità documentale per dimostrare questo.